Buongiorno a tutti. Prima lezione della mia parte di modulo di professioni, di laboratorio di professione dei media. Il nostro primo ospite è un giornalista, si chiama Luca Rinaldi. Ha la peculiarità e una caratteristica di essere stata una delle mie vittime negli anni scorsi, perché, come avrete letto anche dalla locandina, è un ex studente CIM. Oggi è un giornalista freelance, lavora in particolare per l'Inchiesta. Poi mi ha detto, ma io lo dico lo stesso, ma ho cominciato a collaborare anche col Corriere, per cui complimenti. E ci racconterà un po' la professione di giornalista freelance, di giornalista soprattutto di inchiesta, cosa che ama fare. Poi è una scrittura che mi piace molto e poi fa delle inchieste che mi piacciono molto. Ha parlato molto di Expo, magari trovando anche quelle parti che un giornalista dovrebbe raccontare, non soltanto gli aspetti positivi, perché gli aspetti positivi ci sono, ma raccontare anche un po' di retroscena. E mi confessava, perché gli ho estorto alcune informazioni così, che sta lavorando anche sul dopo Expo, quindi tutto ciò che seguirà, area compresa, che poi dovrà essere smantellata. E un mesetto e mezzo fa eravamo lì a discutere, io e lui, via Facebook, per cui vedete che io parlo male talvolta dei social, eravamo a discutere sul fatto che non sapevano conteggiare neanche i biglietti, sarà curioso poi vedere incassi e persone che sono andate all'esposizione. Ci parlerà anche di data journalism, che è un aspetto importante della professione, anche perché è una professione che è cambiata, basta dire che sta cambiando. Oramai è cambiata la professione di giornalista e soprattutto è cambiata ed è una nuova modalità per voi che vi state affacciando. Prima mi chiedeva, ma dall'anno scorso c'è qualcuno che ha deciso di fare il giornalista, non sono andato a memoria, non me lo ricordo, se c'è qualcuno che vuole intraprendere questa professione difficile, affascinante, ma tanto poi quando gli si dice che è difficile arrivare a fare il giornalista, lui dice che non è vero, perché dice io sono un esempio che ci sono riuscito con tanta tenacia e vi racconterà anche come, per cui l'approccio a una professione così importante, a cui tengo particolarmente. Allora, mi presento brevemente, poi mi piacerebbe che foste voi invece a farmi un po' di domande, un po' di curiosità, perché ci sono aspetti di questa professione che non sono per niente scontati e si comprendono solo una volta che ci si è dentro. Allora, mi chiamo Luca Rinaldi e lavoro attualmente con l'Inchiesta, il Corriere della Sera, Wired e l'edizione italiana di Vice. Non sono figlio di giornalista, quindi già abbiamo già sfatato un mito che arriva a fare il giornalista solo chi è figlio di giornalista. Io ci sono riuscito senza sostanzialmente conoscere nessuno del campo. Quando ho iniziato non avevo minimamente contatti all'interno del mondo giornalistico, ho fatto il mio corso di studi, ho iniziato qui a fare veramente un po' di giornalismo con la web radio dell'università, di cui probabilmente qualcuno di voi conosce l'esistenza e collabora, e da lì poi è stato naturale il passaggio a continuare la professione. Avevo individuato che questo era sostanzialmente il mio mondo, per cui ci sono rimasto dentro fino a che mi sono laureato ormai nel 2009. A dicembre 2009, tre mesi dopo, sono entrato a Radio 24 e ci sono rimasto per un anno. E ci sono entrato semplicemente perché loro cercavano, io mi ho dato un curriculum, abbiamo fatto il colloquio, è andata bene e quindi ho iniziato lì, e a quel posto devo una buona fetta della mia formazione professionale, che non è passata dal percorso delle scuole di giornalismo. Che poi ognuno chiaramente è libero o meno di intraprendere, di decidere di fare un biennio di quella specializzazione, che dà tanto,
ma allo stesso tempo, per come la vedo io, toglie anche un paio di anni buoni di esperienza sul campo, che è importante per crearsi una rete di contatti, di relazione, e capire soprattutto come si lavora all'interno delle redazioni, perché il primo passo è capire come funziona la macchina. Fino a che non si capisce come funziona la macchina, non si comprende mai a fondo veramente il mestiere di giornalista, perché è vero che uno va, fa il reportage, sta sulla strada tutto il giorno e scrive, però se non capisce cosa vogliono quelli che poi fanno il giornale, sia esso cartaceo sia online, non fa poi molta differenza, purtroppo, per fortuna, questo poi lo vedremo. Finché non si capisce bene come funziona la macchina, sarà sempre un lavorare anche un po' a vuoto, perché una volta dentro la redazione si capiscono i meccanismi, si capisce come scrivere i pezzi, come fare, io ho fatto appunto all'inizio radio, quindi come fare un servizio radiofonico che sia una cosa accettabile per un radiogiornale. Fuori dall'esperienza di Radio 24, poi ho cominciato a fare il giornalista freelance, e lì non avevo ancora lì, una volta, diciamo così, brutalmente in mezzo alla strada, che oggi va di moda, e mi sono ritrovato a dover dire: va bene, adesso dobbiamo inventarci, devo fare il mio mestiere e contemporaneamente devo farne un'attività economica che mi dia di che vivere, di che mangiare, perché purtroppo Papi non pagava l'affitto, e quindi ho dovuto andare un po' a tastare nei territori che cosa poteva essere fatto o non fatto. Contestualmente, dato che il lavoro gratis non si chiama lavoro, quindi per lavorare gratis mi sono aperto un blog e ci facevo io le mie cose. Intanto questo blog, dopo un po', ha cominciato a girare, perché contestualmente seguivo un po' il fenomeno della mafia nel nord Italia, in particolare in Lombardia. Erano tempi in cui se ne parlava proprio poco, stiamo parlando del 2009, 2010, 2011, e quindi poi proprio nel 2010 c'è un'operazione molto importante di cui io inizio a seguire il processo, quindi tutte le mattine in cui c'è il processo mi sveglio e vado a seguire il processo, mentre intanto in quell'intermezzo in cui non avevo lavoro, alla sera mi dedicavo anche a fare il cameriere in una pizzeria delle mie parti. Dopodiché, insomma, da qui il blog gira e mi presento, mi permetto di andare a bussare a un po' di porte, e da lì inizia poi la mia collaborazione con l'Inchiesta, di cui sono un assiduo frequentatore e collaboratore dal settembre del 2011. E da lì poi chiaramente c'è tutto un contorno di fonti, contatti e relazioni che si costruiscono. Poi questo è un aspetto su cui mi piacerebbe che voi faceste anche qualche domanda dopo, e soprattutto ci sono anche tanti rapporti con i colleghi, perché oggi, diciamo così, i famosi gli assunti all'interno delle redazioni sono proprio pochini, e quindi una cosa molto importante che ho imparato finora in questa professione è riuscire a fare rete, a fare relazioni con altri che alla fine sono sulla nostra stessa barca. Tanto oggi, come si dice, lo scoop dura lo spazio di 6 secondi, dopo 6 secondi una notizia è già stata digerita e tutto quanto, quindi anche se noi non arriviamo per primi sulla notizia, poco male. C'è tutto un lavoro che viene dopo, che è quello che ho iniziato a fare io, c'è un lavoro di scavo e appunto di inchiesta dietro alle 4 righe che ci dà l'agenzia. Voi sarete abituati anche a vedere le 4 righe di agenzia dell'ANSA: arrestato tipo, hanno trovato Caio, hanno ammazzato quell'altro, e poi dopo un po' queste 4 righe rimangono lì sospese. Capendo che quello era un territorio su cui si poteva puntare, io ho iniziato appunto a fare questo lavoro di inchiesta, cercare di andare dentro la notizia e non solo rimanerne fuori. Ed effettivamente è stato un,
una un'intuizione, no, perché c'è chi già c'è chi lo fa un po', però questa cosa nel tempo si è un po' persa. E però ho trovato riscontri, perché alla fine, dopo l'inchiesta, è arrivato Wired, con cui abbiamo iniziato a seguire un'altra cosa importante, che si tratta della sicurezza nelle scuole. Quindi abbiamo fatto tutta un'inchiesta sull'edilizia scolastica, sulla sicurezza nelle scuole, sui crolli e cose di questo genere, perché abbiamo scoperto che le amministrazioni pubbliche non avevano i dati sulla sicurezza nelle scuole. Quindi ci sono 4, 5 milioni, 6 milioni di persone che tutti i giorni entrano ed escono dalle scuole e non sanno se il soffitto tiene o meno, senza contare i genitori che appunto iscrivono i figli a scuola senza sapere se quella scuola è effettivamente sicura. Poi i casi di cronaca sono sotto gli occhi di tutti, insomma. E quindi da lì abbiamo sviluppato questa cosa, abbiamo rotto un po' le scatole per avere questi dati, su cui stiamo ancora combattendo. Noi ne abbiamo avuta una parte rilevante un paio d'anni fa, e adesso stiamo comunque continuando, perché appunto sempre su questo tema noi adesso cerchiamo di vedere questa benedetta anagrafe dell'edilizia scolastica, che di fatto non esiste, quindi non sappiamo ancora oggi come sono di fatto messe le nostre scuole. E questo è stato un filone che abbiamo deciso di seguire, e non si è esaurito in un pezzo. Cioè, l'importante in questa cosa è che mi farebbe piacere che passasse oggi, è la progettualità nella professione giornalistica. Cioè, il lavoro del giornalista oggi non è solo andare sul posto, andare sul posto, fare il reportino di 15 righe e poi tornare a casa, o occuparsi di un altro. Il lavoro giornalistico oggi è fare un progetto. Se voi andate da un giornale a proporre un tema, voi dovete proporre un tema, non puoi dire ho un pezzo, perché il direttore può guardarti e dirti bravo, adesso lo dico al mio giornalista assunto che fa dietro la scrivania, questo mette insieme quattro agenzie e il tuo pezzo è andato. Quindi l'importante è proporre invece però progetti che abbiano un respiro più ampio, quindi dei veri e propri temi su cui poi chiaramente bisogna lavorare e cercare in quell'ambito di avere qualcosina in più rispetto alla concorrenza, se così può essere ancora chiamata. Poi è capitato l'incontro con Vice. Sostanzialmente l'incontro con Vice è che un giorno esce un fantomatico report di questa agenzia che si chiama Demoscopica, che ha sede a Rende, in Calabria, provincia di Cosenza, se non ricordo male, in cui dice che sostanzialmente l'Andrangheta fattura quanto il McDonald's. Quindi in Inghilterra leggono questa cosa e mi chiamano e mi dicono: guarda, qui a Vice UK ce ne siamo andati a male perché abbiamo letto questo report, vorremmo saperne qualcosa di più, è vero, non è vero, cosa fa, che attività fanno per fatturare come McDonald's e tutto quanto. Insomma, io vado a leggermi il report, scopro, vabbè, che Demoscopica in realtà è una cosa che prende fondi europei un po' a caso. Infatti cerco di telefonare, di contattarli, non mi risponde mai nessuno, e quindi vabbè, era, sostanzialmente viene fuori che era un report fatto un po' alla Carlona. E questo l'abbiamo scritto. Ciò non toglie chiaramente che la criminalità organizzata calabrese sia effettivamente una potenza economica, quindi gli ho detto: guardate, il report spara un po' alto, però vale la pena spenderci qualche parola, soprattutto per spiegare il fenomeno in ambito europeo, perché è un tema poco sentito anche nella stessa Germania, che ha avuto problemi piuttosto seri dal punto di vista della criminalità organizzata, in particolare quella calabrese, è un po' sorda, diciamo, rispetto a queste cose, sia da un punto di vista dei media, sia da un punto di vista, diciamo così, legislativo. E quindi da lì ho iniziato con loro, ho fatto un paio di cose per l'edizione inglese di Vice, e adesso lunedì partirà la Vice News Italy, su cui
con cui collaborerò, e ci sarà anche una mia inchiesta per il lancio, e quindi se volete vedere l'ultima fatica potete vederla e andare lunedì, dovesse incuriosirvi la situazione. In tutto questo poi è arrivato anche un contatto con il Corriere della Sera, e da lì abbiamo intrapreso anche una collaborazione in cui sostanzialmente è stata, diciamo che la crisi, se così possiamo dire, è stata un'occasione, dal momento che è stata smantellata la redazione interna che si occupava della regione, e quindi esplodendo quella redazione, erano tutti personaggi che sono stati sostanzialmente prepensionati, quindi rimanevano fuori le due o tre pagine che il Corriere della Sera dedica alla regione, e da lì ho avuto una gradita chiamata dal loro caporedattore. Questo è un po' quello che faccio e che ho fatto prima e in tempi più recenti. Quindi non è una... Allora, oggi non c'è tanto bisogno di giornalisti quanto c'è bisogno di giornalismo. E oggi dire giornalismo non vuol dire più solamente andare a fare il reportage reportage, oppure andare a scovare la notizia o stare sul posto per seguire un evento. Vuol dire una serie di conoscenze, di competenze che vanno oltre a quello che è l'osservazione e la scrittura. Oggi è importante riuscire a utilizzare tutte le tecnologie che il giornalismo ha a disposizione, quindi ancora testo scritto, audio, video, il mezzo cartaceo è ancora in voga, è ancora uno dei primi player nel settore di fatto. L'ideale è sempre quello di riuscire a utilizzare appunto tutte queste tecnologie e approfondirle mano a mano. Ci sono poi le ultime mode, possiamo chiamarle così, del giornalismo. Per esempio il data journalism è una cosa che sta prendendo piede negli ultimi tempi, soprattutto per il fatto che ci sono nuove possibilità di rappresentazione grafica dei dati attraverso anche software recuperabili e reperibili in modo gratuito, e di alcuni di facile utilizzo, alcuni di un utilizzo un po' più complesso, e per cui vanno approfonditi. Approfondimenti che, oltre sulle tecnologie, vanno fatti anche in altri campi, come può essere ad esempio la conoscenza giuridica sia della professione sia dei campi in cui si va a fare della cronaca. Quindi la cronaca giudiziaria presuppone ovviamente una conoscenza di quelli che sono il codice penale o il codice civile, ma allo stesso tempo anche nell'approfondimento di inchiesta bisogna essere in grado e capire quali strumenti possiamo usare anche a livello di legge per avere dati e per venire in contatto con le amministrazioni. Un esempio che mi viene in mente, per esempio, sono le richieste di accesso agli atti, che sono mezzi oggi ancora poco usati, ancora poco riconosciuti nel sistema legislativo italiano, ma che possono contribuire a dare appunto notizie, dati nuovi, dati freschi, e possono contribuire a rendere la nostra inchiesta giornalistica più completa di quello che invece sarebbe, per esempio, solamente andando a consultare degli atti esistenti o sentendo fonti una volta. Di fare questo mestiere prima di farlo, è un po' un paradosso, però è così. Io entro nel 24 sostanzialmente perché sul curriculum c'è scritto che per un anno e mezzo ho lavorato alla radio dell'Università di Pavia e ho parlato alla radio. Io alla Radio 24 non parlavo, facevo i testi per le trasmissioni e per i radiogiornali, quindi scrivevo anche lì, però per un anno e mezzo avevo parlato in radio, avevo imparato a tagliare i file, a fare anche la bassa manovalanza, che è quella che poi alla fine nelle redazioni non è mai disprezzata, la bassa manovalanza, quindi registrare le interviste, tagliarle, sistemare le cose. E la Radio 24 sostanzialmente va bene perché
ero iscritto a un portale di offerte di lavoro, molto semplicemente, che si chiama, credo esista ancora, che si chiama Media Job o qualcosa del genere, e vedo che cercano un redattore per i programmi della radio. Io Radio 24 era una radio che seguivo, e così ho detto, vabbè, proviamo, tanto provare non costa niente. E quindi ho mandato il curriculum, esattamente credo come un tot di altri candidati, e dopo un mesetto sono stato chiamato e ho fatto il colloquio. Allora, io mi sono laureato a fine dicembre del 2009, ho fatto il colloquio a marzo del 2010, se non ricordo, a giugno 2010 ero nella redazione di Radio 24 a fare il redattore ai programmi e l'assistente alla messa in onda, quindi anche un compito alle volte un po' più tecnico. E niente, quello è stato per il canale di ingresso, di fatto la porta di ingresso. Una volta dentro, poi tu ti giochi le tue chance. Una volta dentro Radio 24 ho individuato, io seguivo già, come vi avevo detto prima, un po' di questioni legate alla criminalità organizzata nel nord Italia, e tramite il blog, e lì ho conosciuto uno di quelli che io reputo così uno dei miei maestri di giornalismo, che è Roberto Galullo, che è il cronista che si occupa di queste cose per il Sole 24 Ore da anni, credo ormai circa quasi una ventina, e con lui chiaramente avevo incarico di fare la redazione del suo programma, e da lì uno scambio di idee, uno scambio di cose, insomma ci capiamo, ci piacciamo e diventiamo amici, e lui sostanzialmente mi insegna tante cose, mi mette a disposizione parecchi suoi contatti. Non nel mondo chiaramente del giornalismo, perché metto tutti questi contatti così poi fai carriera, cioè ti metto tutti questi contatti perché così lavori, quindi il contatto, non so, del procuratore tal dei tali, il contatto del carabiniere che ha seguito questa inchiesta, cioè queste cose qua. Quindi con lui è nata questa cosa, e una volta fuori, chiaramente ognuno è tornato a fare il suo mestiere, lui sta là dove sta al Sole 24 Ore, fa le sue inchieste, che vi consiglio di leggere ovviamente, perché è uno dei pochi che forse ha capito un po' le dinamiche criminali di questo paese. E io poi sono uscito da lì, e una volta uscito da lì avevo un patrimonio di abilità, diciamo, che mi ero fatto all'interno appunto della radio e cose di questo genere, e un patrimonio di conoscenze e di contatti che potevo sfruttare per lavorare, perché poi di fatto io mi presento all'inchiesta con il fatto di il primo pezzo che mi presento è questo processo di 'ndrangheta a Milano che non sta seguendo nessuno, e quindi loro ci hanno visto del potenziale, perché chiaramente nessuno in quel periodo ne stava scrivendo, tutti avevano scritto degli arresti e nessuno scriveva del processo, per dire, e però il processo stava andando avanti e c'erano delle novità abbastanza rilevanti che nessuno stava dando, e poi da lì insomma uno si gioca, e poi capita che si viene chiamati, come è successo dopo con Vice o con il Corriere della Sera. Con Wired, anche lì io con Wired non ho mai avuto nessun tipo di rapporto, avevo questo contatto che ci aveva lavorato prima di finire a fare l'ufficio stampa di Microsoft, uno di quelli che poi ha fatto il salto dall'altra parte, e avevo una cosa interessante per quelli di Wired, e gli ho detto dammi un contatto di un caporedattore o qualcosa del genere, che voglio fargli una proposta. Io gli faccio la proposta via mail e a lui piace, e sostanzialmente viene in redazione, mi sono presentato dal niente, e da lì è cominciata la mia collaborazione con Wired, che ormai va avanti da quasi 2 anni. Quindi insomma, cioè la cosa è lavorare e avere un po' di faccia tosta sostanzialmente, chiaramente cercando di presentare poi come diciamo prima, progetti e lavori che abbiano una dignità di stare in piedi. Questo è un po', non c'è una formula magica.
degli elementi. Poi chiaramente la ricerca dei contatti e così è, all'interno delle redazioni è una cosa che prima o poi bisogna fare, partendo anche dal locale, ragazzi, perché adesso noi stiamo parlando del Corriere della Sera, Wired, Vice e Richiesta, che fanno cose di respiro un po' più nazionale, ma se domani voi andate, voglio fare il giornalista, andate a bussare all'Eco di Bergamo, cioè, e riuscite a fare qualcosa con l'Eco di Bergamo, cavolo, tanto di guadagnato, perché comunque lavorare sul territorio ti insegna anzitutto a tenere quei rapporti con le fonti di cui abbiamo parlato prima, che è stato ognuno ci arriva per strade diverse. Io ci sono arrivato dopo a costruire rapporti con le fonti, chi invece ha la fortuna, io non ho mai scritto una riga su un giornale locale, non so perché, però si vede che non piacevo ai giornali locali e quindi è andata così, sono piaciuto ad altri. E però partendo da un giornale locale, anche sul locale si possono fare cose, cavolo, interessanti. Se io scopro, dovessi venire a scoprire che il mio comune ha acquistato 1000 computer e ha speso 10.000, 20.000 euro per acquistare questi computer e poi stanno tutti stipati dentro un magazzino e non funzionano, cavolo, quella è una notizia che muove qualcosa. Fa capire ai cittadini dove hanno buttato dei soldi. Quindi questa è una cosa che prima mi sono dimenticato, non sottovalutate assolutamente il valore del lavorare sul locale, è una cosa che comunque vi dà una formazione, secondo me, importante. Sono meglio 2 anni passati a battere il marciapiede davanti al comune di una qualsiasi città italiana, probabilmente, rispetto a un anno e mezzo di scuola di giornalismo. Questo è il mio parere, ovviamente, poi liberissimi di scegliere la scuola di giornalismo, per carità, anzi, la scuola di giornalismo è un altro canale, peraltro, per entrare, perché comunque alla scuola di giornalismo tu non ti devi costruire contatti, viene a farti lezione il giornalista del Corriere, il giornalista di Radio 24, il giornalista del Sole, quello di Repubblica, del Fatto Quotidiano. Quindi la scuola di giornalismo può essere anche un buon canale per approcciare le redazioni, perché poi ti mandano a fare lo stage, magari in un grande giornale, magari in una grande radio, in una grande TV, e da lì poi uno insomma si gioca appunto le sue chance, come è stato, si ritorna sempre lì. Chiaro, la scuola di giornalismo impone un impegno economico abbastanza importante, rilevante, che non tutti possono sostenere, e poi uno chiaramente fa le sue scelte. Allora, questa è una domanda interessante, perché spesso io ogni tanto rido, perché quest'anno a luglio non succedeva niente. A luglio mi dovevo inventare le cose da fare, non succedeva niente, a fine luglio tribunali chiusi, le procure chiuse, non c'era niente che si muoveva. E quindi ci siamo trovati un po' a dire: ragazzi, per noi il giornale ce lo dobbiamo inventare, però non possiamo inventarci le notizie. E quindi una delle caratteristiche che deve avere un tema per diventare un'inchiesta è quello, allora anzitutto partendo semplicemente da un dato tu puoi sviluppare un'inchiesta, come abbiamo fatto noi su quell'inchiesta ambientale, in cui ci siamo resi conto che il 5% delle inchieste sui rifiuti erano in Lombardia, che non era poco, che era parecchio. Partendo da quel dato abbiamo sviluppato poi l'inchiesta. Partendo dal dato è molto facile riuscire a sviluppare, partendo non tanto dal dato singolo ma dal confronto col dato, per esempio. Quindi noi possiamo dire, ti faccio l'esempio delle scuole, troviamo che su 1000 scuole solo 20 hanno un certificato di agibilità statica, il che vuol dire che solo 20 scuole, solo in 20 scuole siamo certi che non ci cade in testa il soffitto. Quello è già un dato, quindi sostanzialmente
Il punto è questo, partire da una cosa che prima di tutto è di interesse pubblico, quindi che interessi la cittadinanza, quindi i soldi dei cittadini, perché poi quando vai a toccare il tema del denaro, chiaramente lì parte tutta un'altra dinamica. E il tema è quanto è sentito, oppure un tema che non è per niente sentito dalla popolazione, ma che secondo te può essere una cosa, quando parti e dici facciamo un'inchiesta, le stesse inchieste ambientali o l'inchiesta sulla criminalità organizzata, dico ma a me la criminalità organizzata non mi tocca, cioè non... mica mi sparano o mi rubano i soldi, però cioè, in realtà non è vero, perché se le bonifiche, per dire, tornando al tema ambientale, anziché costare 50 costano 200 perché scopri che hanno smaltito illegalmente dei rifiuti, hanno caricato i costi, e quello ti tocca, o scopri che hanno sversato dei rifiuti nel campo dietro casa tua, come fai a dire che non ti tocca? Quindi anche lì andare a capire qual è un tema che non è che il cittadino non sente minimamente, ma che secondo te è un fenomeno che ha una visione, anche perché se tu riesci a capire, ad anticipare un fenomeno, è tanto di guadagnato, perché poi ne scriverai per tanto tempo. E quindi non è una cosa che conviene solo a te, riuscire ad anticipare un po' gli scenari. E in questo momento ci sono tante cose che non sono sentite, per esempio ultimamente è parecchio importante, secondo me, io lo tratto spesso, il tema della sicurezza informatica, per esempio. È un tema che è trattato pochissimo sui giornali. In Italia c'è una giornalista che tratta questo tema in modo approfondito, che è Carola Frediani, che scrive sulla Stampa, se avete possibilità di leggere qualcosa andate a vedere, e lei tratta questa tematica della sicurezza informatica e sostanzialmente della privacy e dello spionaggio di massa. Qualcuno di voi probabilmente ha sentito del caso Hacking Team di recente, quello è un caso che per esempio Carola aveva già affrontato tempo addietro, quando ancora nessuno si poneva il problema che ehi, ma Facebook mi chiede continuamente il numero di telefono, oppure Gmail è leggibile su altri account, qualcuno può leggere il mio account Gmail, perché do continuamente dati che mi riguardano, a chi vanno a finire? Qualcuno può modificare il contenuto del mio computer, perché cioè, si era poi arrivati chiaramente a questo, per costruire delle prove questa società andava a cambiare i contenuti dei PC e cose di questo genere, ed era un tema enorme, gigante, che solo in questo caso solo Carlo l'aveva affrontato, per esempio, e poi tutti gli siamo andati più o meno dietro, chi aveva capito qualcosa, chi invece era completamente fuori strada, però lei ha aperto un filone ed è un filone su cui lei continua a scrivere. Quindi più o meno i due parametri sono questi, cioè dato interessante per la cittadinanza, tema che in apparenza non sta interessando nessuno, ma che ha degli sviluppi futuri molto interessanti. Una domanda? Per esempio. Allora, questo è un tema interessante, perché spesso ci arrivano dei comunicati stampa che fanno pietà. Al di là di come sono scritti e cose del genere, perché per carità gli errori li fanno tutti, anche io stesso quando scrivo un pezzo alle 2 di notte, è chiaro che al mattino quando lo rileggo mi spavento e dico cosa ho scritto, però la questione comunicati stampa è importante. Se voi avete a che fare con i giornalisti, voi dovete partire dal presupposto che i giornalisti sono pigri, hanno poco tempo e mediamente non è che hanno tanta voglia di mettersi lì a leggere il vostro comunicato stampa, quindi voi quando scrivete un comunicato stampa dovete già vederlo scritto sul giornale, cioè ma
pari pari, copia Ctrl C, Ctrl V, così finisce sul giornale. Quindi questa è una regola che ci piace alle redazioni, tante volte piacerebbe che il comunicato stampa arrivasse scritto apposta per finire dentro il giornale, cioè non quindi non so, come Apple abbiamo progettato il nuovo iPhone, il nuovo iPad, no, Apple ha progettato il nuovo iPhone, così uno fa copia e incolla e non so. Questo chiaramente parlando dall'ottica della grande azienda tech, per esempio. Però in linea di massima la cosa è questa, quindi non siate ovviamente prolissi, dovesse capitare di fare uffici stampa e cose del genere, che la prolissità è sempre un po' vista male. Non mandate gli allegati con i gigabyte, perché se no diventa un problema, non partono neanche. E al giornalista sostanzialmente serve avere un buon comunicato e un buon contatto. Quindi se voi fate un comunicato e ritenete che un amministratore dell'azienda o qualcuno possa dare degli elementi ulteriori al giornalista, indicatelo. Al giornalista serve questo: un buon comunicato e un buon contatto, perché la telefonata il giornalista la fa, però se si deve rimettere a ricucinare quello che avete scritto, allora lì il comunicato finisce nel cestino. Detta, professore è un esperto del settore, quindi lui saprà anche spiegarvi molto meglio. Io vi ho detto lato redazione, ovviamente, come vengono prese queste cose, ve l'ho detta anche molto. Porca miseria, no, perché l'anno scorso, parlando di queste cose, chiaramente una delle domande è stata: vabbè, ma insomma non ti hanno mai bloccato un'inchiesta, non ti hanno mai censurato una cosa? E allora io ho detto sì, è successo quando mi sono occupato del vicepresidente di Unicredit. Poi basta che oggi su Google scrivete vicepresidente Unicredit e vedete cos'è venuto fuori. Questo corpulento vicepresidente di Unicredit aveva un po' di giri che non ci tornavano, e quindi avevo fatto un approfondimento sui suoi affari, sulle sue cose. Era stato molto difficile, perché avevo trovato un po' di muri di gomma di prima avvocati che mi rimbalzavano da una parte all'altra, e ci ho messo 2 settimane per rintracciare un fascicolo. E alla fine questa inchiesta io l'ho chiusa, l'ho consegnata al giornale ed è rimasta lì, ed è rimasta nel cassetto, perché evidentemente a qualche socio non ha fatto particolarmente piacere la cosa, dato che poi ho scoperto che avevano qualche rapporto di affari, insomma. E quindi vabbè, ormai però ci avevo messo una pietra sopra, dicevo vabbè, lasciamolo lì e tutto quanto. Succedono una serie di cose, tutto quanto, il pezzo sapientemente lo scarico dal sistema del giornale, perché sapevo che prima o poi sarebbe sparito, ma non semplicemente perché c'è stato un aggiornamento del sistema, non per complotti o cose di questo genere. E quindi me lo tengo dentro un mio file, sempre pronto all'uso. E niente, sostanzialmente dopo un anno, ieri, è venuto un po' fuori quello che io avevo scritto in questo pezzo che è rimasto lì nel cassetto. Questo era un episodio che ci stavamo raccontando prima al bar e che il professore ha voluto un po' tirare fuori, però giusto per farvi capire che, cioè, è una professione in cui non siete solo voi e il lettore, cioè questa cosa qui è... vabbè, ma io credo che voi siete al terzo anno, giusto?
essendo al terzo anno, immagino che abbiate un po' capito il giro del fumo nel mondo dei media e non solo dei giornali. Quindi il fatto che ci fossero dei rapporti tra soci e grandi, in questo caso grandi banche o cose del genere, chiaramente è una cosa su cui io giornalista non posso dire nulla. Io tipo su Facebook mi autocensuro ogni 5 secondi, perché delle volte vorrei scrivere delle robe incredibili, però mi devo censurare, quello vabbè, non c'entra. No, allora, per preservare i rapporti ti sei mai autocensurato? Allora, partendo dal presupposto che ci sono due gradi di conversazioni con le fonti, cioè c'è un grado di conversazione con la fonte in cui dici ok, quello che dici adesso finisce sul giornale, e poi c'è un patto non scritto in cui si dice questa roba te la dico ma è fuori dal microfono. Quando c'è questa cosa, chiaramente se rompi il patto poi è un problema, perché se la fonte è buona e rompi il patto, la fonte non ti dice più niente. Però cosa puoi fare per evitare appunto di autocensurarti? Tu ti prendi la notizia che lui ti ha detto fuori dal microfono, te la metti in saccoccia e vai a verificarla da un'altra parte. Provi a vedere se trovi riscontri a quello che lui ti ha detto. Quindi tu puoi metterla sul giornale, semplicemente però non qualificando la fonte, cioè non dici tizio mi ha detto che questo qui è un criminale. Però se verifichi la notizia, magari te lo dice qualcun altro, magari te lo dice un'informativa della Guardia di Finanza, per dire. E quindi lui ti è servito, tu hai scritto, tu avevi una notizia, l'hai verificata, l'hai data, il rapporto con la tua fonte è salvo e quindi sei a posto. Questo è un modo per evitare appunto di autocensurarsi prima e di perdere una fonte magari preziosa poi. Poi è chiaro, ci sono delle volte in cui è chiaro che vieni a conoscenza di cose che non scrivi, ma non tanto perché non vuoi dare la notizia o perché hai interessi altri, ma perché magari fanno parte di un che so, di un'indagine in corso, di una cosa in corso, che quindi non può essere rivelata, non fosse che poi se no ti prendi una denuncia e vai nel penale, e lì non è bello. Però autocensurarsi in questo caso di cose di cui sei venuto a conoscenza per preservare rapporti, no, diciamo così, seguendo il primo metodo si può fare. E chiaramente poi non sempre riesci a verificare una notizia due volte, ad avere una doppia verifica, e allora lì aspetti e quando arriva il momento buono tiri fuori quello che ti è stato detto. I duri e puri sono quelli che non fanno le cose, cioè questo è un mestiere in cui purtroppo ti devi sporcare le mani. È lo stesso discorso del non parlo con quello là perché è un condannato, uguale. Per fare questo mestiere devi inserirti nella realtà in cui vai a lavorare, e quindi necessariamente, come ti dicevo prima, ci sono volte in cui parli con personaggi a cui non daresti neanche il tuo cane in affido per un giorno. Quindi i rapporti sono un po' questi. Spero di essere stato chiaro, se no c'è sempre un mezzo per approfondire. Anche perché il rischio, tra l'altro, della professione di ricevere con richieste anche di milioni di euro. Esatto, sì, questo. Rischio. Questo è un problema grosso anche quando verifichi le notizie. Tu riesci a verificare una notizia, la dai, quella cosa è vera, ma a cosa può importare a un vicepresidente di una banca di chiederti 100.000 euro di danni? Tanto lui gli avvocati li ha, li paga tutto l'anno, che problema ha? Però a me, se chiedi 100.000 euro, sono rovinato. Io sono rovinato se perdo. Però fai la causa, se tu hai scritto il giusto,
È vero, poi magari devi tirare fuori sul subito 7-8 mila euro di avvocati, che non è banale per niente. Però se arrivi in fondo, poi almeno quei 7-8 mila euro ti rivengono ridati indietro. C'è una prassi molto intelligente, che secondo me dovrebbe essere ancora più dura, come lo è nel Regno Unito, per esempio, che le querele considerate temerarie, quindi le querele fatte così tanto per farle o per dirti guarda che, cioè, questa volta ti si occupa di questa cosa, però la prossima volta ci pensi due volte perché sennò ti chiedo i 100.000 euro. Le querele temerarie, quindi quelle infondate, ultimamente il Tribunale di Milano c'è una prassi per cui viene risarcito il giornalista non solo delle spese legali, ma viene risarcito per un tot che adesso si aggira tra i 7 e i 10 mila euro, indipendentemente dalla richiesta del querelante, mentre invece ci sono paesi, tra cui il Regno Unito, in cui se chi fa la querela perde alla fine del processo deve al giornalista querelato una percentuale molto consistente rispetto alla cifra che lui ha richiesto. Quindi se io ti chiedo 100.000 euro di danni, alla fine perdo, devo al giornalista una somma che è pari alla metà di quello per cui l'ho querelato. E quindi questo è un modo per un deterrente per la querela temeraria, insomma. Il classico. Beh, come dicevamo prima, la querela è una forma di intimidazione. La minaccia di querela lo è altrettanto, soprattutto quando è palese che qualcuno ti stia minacciando di querelarti per una cosa che è vera. Queste chiaramente minacce di tipo fisico, no, devo dire di no. Devo dire una volta c'è stato un po' di maretta durante un processo con un detenuto particolarmente agguerrito che da me un'altra l'indirizzo mio di un'altra collega ci ha un po' apostrofati, non vi ripeto il termine, però c'è un file audio che ho che ho conservato nel marasma generale, e però diciamo che oggi pochi hanno interesse a minacciare fisicamente un giornalista. L'interesse sta nel cercare di farlo allontanare dal campo di competenza. Alcuni ci riescono, per esempio io ho una collega che è stata invitata dal Tribunale di Milano a non occuparsi più di un tema, perché cosa è successo? Sostanzialmente, ve la faccio brevissima, ha raccontato la storia di questo ragazzino che a 17 anni nel quartiere di Quartoggiaro sostanzialmente detta legge perché è figlio di una famiglia che nel comprensorio di Quartoggiaro è molto pesante e cose di questo genere, e lei l'ha scritto, non era la prima volta che scriveva di questa famiglia e tutto quanto. E loro si sono risentiti e hanno fatto l'esposto alla procura, chiaramente, perché si trattava di un minorenne, quindi si sono attaccati a tutto quello che si potevano attaccare. In realtà era il pretesto semplicemente per estromettere una rompiscatole sui loro traffici, perché poi loro di fatto lì fanno droga e tutto quanto, di estromettere questa rompiscatole dal loro giro. E il Tribunale di Milano ha deciso che lei, per la sua sicurezza, per un anno non potesse più scrivere su questi qua, sostanzialmente. E queste sono le forme oggi un po' di minaccia, diciamo. Poi c'è la minaccia fisica, porca miseria, quella non dico che non esiste, ma soprattutto abbiamo il caso più fresco, che è quello del mio collega Borlometi in Sicilia, il famoso. Lui è passato un po', ai più magari il nome dice poco, però lui è passato come, effettivamente lo ha fatto, quello che ha scoperto la mafia nella terra di Montalbano, no? Perché una volta c'è un po' questa leggenda che nella terra di Montalbano non ci fosse Cosa Nostra e cose del genere. Stiamo parlando ovviamente della realtà. E lui se ne è uscito con qualche inchiesta in cui diceva: no, però ragazzi,
qui c'è qualcosa che non funziona, e loro non l'hanno presa benissimo e quindi l'hanno minacciato anche fisicamente. Di recente ha ricevuto un'altra telefonata della figlia del boss che dice: insomma, quello che stai facendo non è che ci piace moltissimo, e, insomma, guardati le spalle. E quindi è evidente che quelle sono situazioni che capitano. Capita la telefonata di quello che ti dice: la chiamo per conto. Questo è capitato anche a me. Una volta hanno fatto una cosa su un'inchiesta su ANAS, delle stralente che si occupa delle strade italiane, tutto quanto. Ci chiama e ci dice: la chiamo per conto del signor tal dei tali, che io con un altro collega avevamo indicato in un pezzo come crocevia di cose non chiarissime dentro l'ente, e lui dice: la chiamo per conto del signor tal dei tali, e guardi, noi per adesso non vogliamo dire niente, non vogliamo fare una querela e tutto quanto, la prossima volta che parla del nostro cliente, indipendentemente da cosa scriva, noi faremo causa. Cioè, e queste cose qua purtroppo è la parte della professione che magari ogni tanto ti manda a letto con qualche pensiero in più rispetto a quello che potresti avere facendo un altro mestiere, fa parte del gioco, e quindi poi ci fai un po' l'abitudine. È chiaro che in tutto questo, insomma, la retorica del cronista minacciato ha avuto eco negli anni. Ci sono colleghi che sono costantemente minacciati, tenuti sotto schiaffo, telefonate, cose, però nessuno li conosce, e loro, esatto, loro, voi li vedete scritti tutti i giorni sui giornali, riempiono giornali, hanno notizie, hanno tutto, ma nessuno li conosce. Loro vanno avanti a fare il loro mestiere senza fare i Gesù Cristo. E poi, vabbè, chiaramente c'è chi su questa tematica ovviamente ci ha marciato e continua a marciarci. Questo però è marketing, è il marketing del Gesù Cristo, che però col giornalismo non c'entra niente, tant'è che infatti chi marcia su questa cosa poi...